Per i giudici il marito di Roberta Ragusa avrebbe compiuto l'omicidio per motivi sostanzialmente economici. Temeva che con una separazione, presa in considerazione dalla moglie, avrebbe perso la scuola guida, la casa di proprietà dei genitori di Roberta. Gli interessi economici dei coniugi, si legge nelle motivazioni, erano strettamente intrecciati e non facilmente districabili, vista la partecipazione in forma societaria all'attività di famiglia alla cui conduzione la Ragusa era principalmente dedita. Ad avviso della CORTE, la globale tenuta logico-probatoria della ricostruzione adottata dalla sentenza di primo grado è solida, e per tali ragioni ha portato, anche in appello, alla conferma della condanna. Il compendio probatorio non risulta significativamente sminuito, data la assoluta complementarietà e convergenza degli elementi indiziari e logici che nella doverosa osservazione globale del dato probatorio conducono a risultati di confortante CORTEZZA, scrivono i giudici che aggiungono: è del tutto fantasioso e illogico pensare a un allontanamento volontario di Roberta Ragusa, che sarebbe improvvisato, non programmato o preparato in alcun modo neppure per garantirsi nell'immediato i mezzi e le risorse più strettamente necessari per la sopravvivenza e tantomeno per porre le basi di una, per quanto improbabile, parallela esistenza lontana dall'ambiente di provenienza. Da qui la conclusione della Corte, che ha evidenziato quanto su Antonio Logli gravi una lunga serie di indizi convergenti e rilevanti in ordine all'omicidio della moglie, ma anche che la sua difesa non ha formulato alcuna alternativa ricostruzione globale della vicenda che ne esclusa la responsabilità. Photo credits facebook.